9. Parte Bulgar. Mertens è un fenomeno. E là è andato a disturbare i due ragni che si accoppiavano là nella ragnatela all'incrocio dei pali, perché questa è una palla, certo che ci arriva Drongoski, ma il tiro nel liberarsi di un giocatore che forse ha toccato quanti? Due palloni, due. A girare, all'incrocio, serviva una prodezza al Napoli, perché nel gioco è stato messo sotto e la prodezza è arrivata, puntuale, da Ciro. Questo non è calcio di rigore, secondo me questo non è calcio di rigore. Guarda, guarda Mertens, guarda. Come ho fatto? Addirittura l'ha tirata via la gamba, Cioè, io faccio fatica a vedere il calcio di rigore qua, onestamente, Riccardo. Mi dici che Mertens pesta Castrovilli, no, che ritira la gamba e quindi non c'è rigore. Via, addirittura la tira via. Beh, certamente Valeri e Mondino lo stanno guardando al VAR. Insigne, destro di Insigne, fermo Drongoski, Napoli in vantaggio, ribaltato tutto in neanche tre minuti. Una delle tante stelle del Napoli, perché Napoli è una grande squadra. Ha provato il primo tempo, il gigante serbo prende l'ascensore, lui che è già 1,94 di altezza, va in cielo, non è contrastato, a quelle altitudini non puoi reagire in ritardo, perché non arrivi più. Quando un gigante così prende il tempo e sale, e poi è questione solo di tempo e impatto sulla palla, che è perfetto. Guarda palla come sotto le gambe, sotto il braccio appunto, non è riuscito ad andare giù, non è riuscito ad andare giù, ma non si tiene, Riccardo, sei a 5 metri, quando arrivi con quella forza, guarda. Nel frattempo Ribéry catechizza Sottil, qui è arrivato proprio sulla testa di Koulibaly. Meret non è riuscito, guarda, ad andare giù in tempo per tenerla. La palla arrivava molto veloce, molto da vicino. È vero. Un miracolo si salvava. È vero. Si è sempre Drongoski prima. Si è sempre lì. Certo. Per non rischiare di subire il taglio Cagliacola, la difesa della Fiorentina si abbassa. Insigne cosa fa? Gli dà una palla a girare giusta. Prima dell'arrivo del difendente Cagliacola, non è che ci pensa, mira l'angolino e lo centra. Appena tre gol l'anno scorso, tutto in grandi partite per José María Cagliacón. Questo è calcio, cioè qua no, c'è qualità, qui, quello che hai detto qualità, è bellissimo, Lele, perché proprio perché la difesa aveva assorbito passata, prima esatto. Il taglio, Insigne ha capito, ha dato fuori Cagliacón 3-2. Che partita è? Ma guarda l'azione, perché tu devi guardare l'azione, la combinazione è fantastica, fa scorrere la palla, attenzione. Un altro giocatore importante è Castrovilli, perché entra benissimo in quella zona tra centrocampo e difesa avversaria, scarica ad esterno, il Po fa scorrere la palla e poi la chiude, palo gol. 4-3 per il Napoli. Si gioca una partita di basket, quindi finirà probabilmente 15-16, giù di lì. Allora, l'errore qui, se vogliamo parlare ed evidenziare un mal posizionamento, e in mezzo al campo dove Badel e Pezzella non si posizionano bene quando il Napoli riceve a campo aperto, è un problema. Dopo la palla viaggia come un'orchestra, è proprio uno spettacolo nella tecnica, nell'attacco, nello spazio, e fammi dire anche nella lucidità di Cagliacón. Tra Scarface entra un uomo da 9 Bundesliga in bacheca, un quasi pallone d'oro del 2013, un uomo che ha vinto la Champions League, un talento pazzesco, portato qui alla Fiorentina da commissa attraverso anche il lavoro di Daniele Pradè. Franck Ribéry e il boato dell'Artemio Franchi per l'ultima parte di partita.